siamo quasi a Pavia, manca poco e niente, facciamo sgambare un po' lo sciamano, dai, così si rilassa, fa le sue cose e dopo affrontiamo la storia, perché oggi entriamo nella storia. Questo è un parco, si chiama Area Bull e costeggia proprio il Ticino, è tra i due ponti. È bello verde, bel polmoncino di verde, salici. Questo è il Ticino. Eccolo qua il ponte vecchio. Mi era sembrato di vedere un cane prima. Ah, c'è un cane qua. C'è un cane. Come ti chiami? Gray. Ecco il Ticino. C'è bella corrente, eh? Questo è il ponte vecchio o ponte coperto, dipende un po'. Qui lo chiamano Ponte Vecchio, mi sembra. E in effetti è il primo ponte che è stato buttato sul Ticino da Publio Scipione, il figlio di Scipione l'Africano. E quando venne qui, è il primo ponte che buttò sul Ticino e poi costruì le cinte di muro di Pavia. Questo ponte qui è stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944. È danneggiato, poi è stato buttato giù per sicurezza e è ricostruito totalmente come le fattezze di una volta. Il vecchio è Borgo Ticino, vecchio villaggio di pescatori e delle lavandaie. La storia di Pavia è un malloppo stratosferico, è un miscuglio di culture, razze. Incomincia addirittura con i Celti, vi ricordate quelli che sono andati su a Gola Secca, Monsorino? Ecco, quelli lì. Che poi dopo fondarono anche Milano, no? E poi vennero giù un po' i Galli e poi, come al solito, i Romani con Publio Scipione, che era il figlio del Scipione l'Africano, venne qua, vide questo bel posto, la prima cosa che fece è tira su un bel ponte che sarebbe un po' questo dietro, no? Non proprio questo, ci sono ancora i resti in giro, no? E tirò i muri di cinta e praticamente fortificò quella che poi diventò Pavia. Da lì poi, con l'invasione barbarica, arrivarono un po' tutti, i Visigoti, Teodorico, tutta la banda, fino ad arrivare poi ai Longobardi. I Longobardi praticamente la eressero a capitale e restarono un paio di secoli circa qui, finché arrivò il Carlo Magno e niente, scacciò via tutti e rimase qua. E praticamente la nominò Pavia, divenne la capitale del Regno d'Italia, della loro Regno d'Italia. Da lì dopo succedettero vari eventi, si arrivò al Barbarossa. Barbarossa, il Federico I, amava molto molto Pavia. Ci ha passato tra momenti e altri anche 13 anni della sua vita. In particolare quando ci fu l'assedio di Milano, dove Milano fu distrutta, no? Insieme a noi comaschi.
perché Como e Pavia erano alleati, no? E niente, lui mise l'assedio, poi venne qua a Pavia, passò tutto l'inverno qua nel Palazzi e poi ritornò verso maggio a vedere un po' come era andato l'assedio. Ovviamente era andato male per i milanesi. E niente, poi vabbè, anche quando fu sconfitto nella famosa battaglia di Legnano dalla Lega Lombarda, e lui praticamente riparò per non farsi catturare, scappò con i suoi cavalieri, venne qui a Pavia e poi ritornò su in Germania. Qui nella chiesa di San Michele Maggiore lui si cinse la corona ferrea e divenne il re d'Italia. Più tardi Federico II, che era un po' uno dei suoi figli, ritornò giù a Pavia, la riprese e in una famosa battaglia di Casei Gerola di Tirola la ripicca alla seconda Lega Lombarda che si era formata insieme dagli alleati di Parma e li sbaragliò in quel di Casei Gerola. Piazza del Duomo, oggi mercato. Alessandro Volta, ciao Comasco. Eh sì, Alessandro Volta lasciò proprio un segno qui all'Università di Pavia. C'era la facoltà di fisica e poi si inserì la facoltà di fisica sperimentale affidata ad Alessandro Volta. Allora la sua facoltà fu così richiesta, numerosissime iscrizioni, che l'aula non bastava proprio, no? Allora dovettero allargare proprio l'aula per contenere tutti i ragazzi che si iscrivevano alla sua facoltà. Sandrino ha lasciato un grande segno anche qui. Poi andremo a vedere dove era la sua casa e niente, ha lasciato un grande segno, tant'è che gli hanno fatto questo bellissimo monumento proprio nel centro dell'università. Guarda Sandrino, Grey. Hai visto che c'è il Sandrino?
piano. È tutto costellato di questi epitafi, ricordi. A leggerli tutti ci va via una settimana, mamma mia. Sarebbe interessante. Wow. Un chiostro. Stay, Gray. Stay. Stay. Vieni. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Qui siamo al parco del Castello Visconti. Che belle fioriture. Poi venne il momento dei Visconti, che si innamorarono proprio di Pavia, tanto da far erigere il castello e trasferire la corte ducale. Lo scopo principale era quello di fare un'immensa parco di caccia, infatti tutto di diversi ettari attorno al castello. Però edificarono anche altri palazzi, cioè diedero lustro e bellezza alla città di Pavia. E dopo praticamente questo castello si tramandò da padre in figlio, finché poi alla fine ritornarono a Milano e il castello fu acquisito dagli Sforza. Imponente. E Pavia è piena di chiese, tantissime ce n'è. Questa è San Francesco Maggiore. Queste sono le torri di Pavia rimaste. All'epoca c'era la consuetudine per i più facoltosi
di erigere delle torri per mostrare la loro splendore, la loro ricchezza, e spesso nei pressi del loro palazzo. E sono rimaste solo queste tre. Era proprio un grande sfizio, più che uno sfizio, poi te visto che mi sono me e tita se ne got. Angolo di fresco, bellissimo. Guarda che alberi. Volta, e tra un po' ci sarà la casa dove risiedeva Alessandro Volta quando insegnava qui a Pavia. Ecco questa. Entrare, però ci diamo un occhio così da fuori. Là è la meridiana di Piazza del Popolo. Un legio. Questa è la sede distaccata della università che si occupa di scienza del territorio, e c'è un bellissimo orto botanico visitabile a pagamento. Ci sono gli orari. Io ve lo mostro da fuori. Tutto catalogato con i cartelli. È bello grande, qua giù che di là. Ecco, qua siamo nei paraggi della casa dove abitò Lugo Foscolo, esattamente qui. Ecco, vedete qua. Contestualmente dimorò anche la famiglia di Albert Einstein. Questa è una casa che ha accolto menti eccelse. Eh sì, perché anche il Foscolo, il nostro Foscolo, è che abbiamo ricordi anche a Como, no? Alla Villa del Grumello. Anche il Foscolo aveva una cattedra di letteratura. Diciamo che non tenne tantissime lezioni, però molto molto frequentate. Lesse le lettere di Jacopo Ortis e altri poemi suoi. Poi lasciò, forzatamente lasciò, perché Napoleone e i francesi lo giudicarono un poeta un po' sovversivo e lo costrissero un po' a mollare il colpo. Per me sti vecchie case, sti vecchi portoni mi piacciono un casino, anche se sono diroccate, ma è il suo bello. Per terminare un po' la storia di Pavia, allora, dopo tutti i scontri, sforza, arrivavano francesi, spagnoli, francesi ancora, e poi per finire i soliti austriaci che hanno impestato tutto il nord Italia, e anche loro fecero di Pavia un centro importante. E poi tutto finì con le guerre d'indipendenza e l'unità d'Italia.
Vai, andiamo. Ray. Good boy. Good. Delica di San Michele Maggiore, molto molto antica, 12° secolo penso, e qui furono incoronati tantissimi reggianti, compreso il Barbarossa, che si proclamò re d'Italia con la corona ferrea fatta arrivare da Monza. Andiamo a fare un giro a Borgo Ticino, il villaggio dei pescatori e delle lavandaie. Questa è la statua della lavandaia con quell'asse lì che usavano per strizzare i panni. Quello è il ponte vecchio, vedete, perché qua sotto c'era proprio tutta la riva, era piena di lavandaie che lavavano i panni un po' di tutti i signorotti della città. Belle case, belle, semplici case, belle colorate, erano case di pescatori che vivevano di pesca sul Ticino, sul Po, perché poco più avanti c'è anche il Po. Vedete, ci sono ancora le barche da pesca. Questa è una bella frazione, si chiama Borgo Ticino, molto tranquillo, pittoresco. Qua ci sono delle osterie, l'antica osteria del Previ. Sempre a Borgo Ticino, qui c'è la famosa casa con la linguacciona. Questa qui praticamente rappresenta le lavandaie che cicciaravano male lì, che raccontavano tutti cazzi e mazzi dei loro clienti o degli amici e familiari. E questa è la linguacciona. Torniamo in su, vediamo di mangiare qualcosina, che ci abbiamo fame, abbiamo camminato. Resti dell'antico ponte, proprio quello che c'era prima. Al bullo, a sabato grigliatine, feste, bello, bella area. Campi, 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 viva la natura e l'agricoltura!